l'ex sciatore Mirko De Florian è pronto a introdurci una nuova pista. Amici di Icarus, siamo ad Alleghe e vi presentiamo la pista Gran Zöita. Questa pista è lunga 7 km e parte dal punto più alto del comprensorio del Civetta, più precisamente dal Col Fiorè, e arriva fino al lago di Alleghe. A presentarci la pista sarà il capitano della squadra hockey di Alleghe, Manuel De Toni. Ad Alleghe o giochi a hockey o sci, e nella fattispecie io ho giocato a hockey. Nella mia famiglia è una tradizione. Io ho giocato sempre ad Alleghe, sono rimasto fedele ai colori biancorossi e ho giocato anche tanto in nazionale. Nella mia carriera ho fatto un'Olimpiade, quella di Torino, che è stata sicuramente la soddisfazione più grande della mia carriera, e poi ho fatto anche 13 mondiali. A volte mi chiedono qual è la differenza tra un hockeyista e uno sciatore, e diciamo che io intendo più di hockeyisti. Credo che principalmente sia il fatto che l'hockey è uno sport di squadra e quindi ti porta ad avere un certo tipo di dinamica e di sviluppo all'interno di una squadra. Oggi mi ritroverò a sciare e spero di non fare brutte cadute prima di tutto e comunque di divertirmi, perché qui siamo veramente nel cuore delle Dolomiti e panorami così sono veramente unici e ti aprono il cuore. Amici di Icarus, oggi siamo nel comprensorio dello Ski Civetta. Vi faremo vedere la Gran Zöita, un percorso che parte dal punto più alto del comprensorio, quindi dal Col Fioret, e arriva fino al punto più basso, che è il lago di Alleghe. Sono 7 km circa di pista con 1100 metri di dislivello. Da qui comincia la nostra discesa sulla pista Pernazza. E appena sotto arriveremo alla Tiezza e poi svolteremo a sinistra verso la pista Lavadoi. Questo è sicuramente il tratto più panoramico della Gran Zöita. Da una parte avete il Civetta, imponente muraglia di roccia dove si è fatta la storia del sesto grado, e dall'altra parte abbiamo il Pelmo, che è detto anche il Carregon del Signore, che è uno spettacolo. Lungo tutta la pista Gran Zöita troverete degli indicatori che vi aiuteranno a non perdere la pista e a trovare sempre il tracciato giusto. Qui sotto comincia la Lavadoi, che è un altro pezzo della pista. Si restringe un pochino, ma ci divertiremo comunque. Abbiamo appena finito la parte rossa della Lavadoi. Adesso scendiamo e andiamo verso Alleghe. Siamo a metà della discesa circa, quindi le gambe cominciano a farsi sentire. A questo punto possiamo decidere se proseguire dritti e fare tutta la Gran Zöita e arrivare giù ad Alleghe con il suo lago, oppure girare a destra, tornare ai piani Pezzè e poi risalire verso Col dei Baldi. Io naturalmente me la godo tutta e arrivo giù fino ad Alleghe. Da qui si vede il lago, palaghiaccio, quindi sono a casa. Ciao Giuseppe. Ciao Manuel. Cosa stai facendo di buono oggi? Oggi per Icarus preparerò un piatto rustico con i canederli, un po' di cappuccio marinato, dello spezzatino di manzo, patate e formaggio dal peggio. Mettiamo un po' di cappuccio sul piatto marinato con olio, aceto, sale. Poi prendiamo un canederlo, lo adagiamo, aggiungiamo al canederlo un po' di formaggio e un po' di burro nocciola. Poi aggiungiamo un po' di spezzatino di manzo, delle patate arrosto e poi alla fine una fetta di formaggio dal peggio. Poi finiamo con un crostino e un po' di fiori eduli. Grazie Giuseppe, grazie mille. Grazie a te, ciao. Ehi, dove stai andando con quel piatto? Guarda che quando hai finito di mangiarlo devi passare di qua, che abbiamo una bella serie di grappe. Tranquillo, mangio questo e poi arrivo dalle grappe sicuro. Il nostro tour tra alcune delle più belle piste delle Dolomiti continua con altre due piste dal 7 dicembre.